Bene, buongiorno. Siamo all'interno del Museo della macchina da scrivere di Milano che contiene anche un reparto dedicato alle calcolatrici meccaniche. E quella che vedete qui era la mia personale quando lavoravo in Piazza della Scala alla Banca Commerciale Italiana. Funziona girando questa manovella nelle due direzioni. In senso orario si possono fare l'addizione e la moltiplicazione. In senso antiorario si fa la sottrazione e la divisione. Proviamo a fare una moltiplicazione. Voglio moltiplicare 245 per 78. 78 è formato da 8 unità e 7 diecine. Si comincia prima dall'unità, anche a mano, quando lo facciamo a mano è così. Allora 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e ho moltiplicato per 8, vedete 8 qui? Poi sposto il numero di una diecina e quindi diventa decina e moltiplico per 7 che significa 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78 per 245 è uguale a 19.110. Un giovane appena laureato di Torino che si chiamava Camillo Olivetti andò a Chicago nella fiera del 1893, dove si parlava di elettricità. Poi però rimase un anno a insegnare alla Stanford University di Palo Alto e rimanendo per un anno negli Stati Uniti capì che l'oggetto del futuro, del grande desiderio dell'uomo, era di poter scrivere con i caratteri inventati da Gutenberg nel 1450. E quindi si dedicò alla macchina da scrivere, si ricordò di avere un mandato a vendere questa macchina in Italia. Fonda nel 1908 la società anonima Camillo Olivetti EC e si mette a costruire la prima macchina. La prima macchina, signori, costruita dalla Olivetti è questa qui, la M1, presentata a Torino in occasione dei primi 50 anni dell'Unità d'Italia nel 1911 con la pubblicità del egregio, enorme poeta italiano Dante Alighieri.